qua che parlate di quei giornaletti lì. Con le donne nude? Oh, strega. Buon salve, bentornati su No Mamma Ammazzo. Con sommo piacere torno a parlare di Dylan Dog, serie regolare. Con sommo piacere parlo di questo numero dal titolo Dylan Dog scrutando nell'abisso, numero 408. Un numero che attendevo da un mese intero perché quando lessi nella seconda di copertina, un pochino la sinossi di quello che mi aspettava, ne sono davvero rimasto entusiasta. Prima però di cominciare con i convenevoli, con la parte non spoiler, con la parte spoiler, con le mie citazioni, vi ricordo come sempre la solita solfa: iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace a questo video, attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati anche sugli altri video. Condividete questo video con tutte le persone a cui volete bene se vi è piaciuto questo video, o a cui volete male se non vi è piaciuto questo video, e commentate soprattutto, commentate qui sotto con quello che ve ne è parso di questo numero, così ci facciamo una chiacchierata. Mi scuso se negli ultimi video mi sono limitato a mettere dei cuoricini e a non rispondere, ma ho avuto un pochino meno tempo del solito, però cercherò di rispondere a tutti laddove posso. Vi ricordo sempre che ho anche altri social, in particolar modo Instagram, dove ho intenzione di parlare un po', di alcuni aspetti del fumetto anche lì. Magari parlerò anche della differenza tra Dylan Dog e Samuel Stern, dato che escono molto vicini. Vediamo ogni mese chi vince, se uno o l'altro. Che ne dite di fare questo sondaggio, di partecipare insieme? Iscrivetevi al mio Instagram così vediamo. Tra l'altro, volevo farvi notare che per pochissimo, nel prossimo numero di Samuel Stern si chiamerà L'Abisso e questo numero si chiama Scrutando nell'Abisso. Per pochissimo, quasi non avevano lo stesso titolo, una cosa molto curiosa. Oltre a Instagram, vi ricordo anche di iscrivervi al mio sito Viola, perché in questi giorni sto facendo delle live che hanno sempre un po' a che fare con il paranormale, ovvero nella prima ora faremo un watch together in live commentary, ovvero guarderemo insieme e commenteremo gli episodi di Buffy, l'ammazzavampiri, che dal 1 settembre è uscito e approdato su Amazon Prime Video, quindi ce lo possiamo guardare tutti insieme, potete anche sentire me che lo commento, se vi interessa. E nella seconda ora farò una sessione di gameplay, quindi giocherò ai videogiochi, con il videogioco Ghostbusters The Videogame. Quindi tutto a tema paranormale. Dylan Dog, Buffy, Ghostbusters, chi più ne ha più ne metta. Se mi seguite su TikTok faccio sempre anche dei video stupidi per promuovere questi video invece di Dylan Dog. E se volete c'è anche la pagina Facebook se non avete altri social, dato che ormai Facebook è una piattaforma un po' anziana, un po', e quindi in questo video si adatta perfettamente, dato che i protagonisti di questo video, di questo fumetto, scusate, sono gli anziani. Io quando ho letto la sinossi qua nella seconda di copertina del 407, che l'argomento era gli anziani nei cantieri vengono uccisi da una creatura misteriosa. Ma io sono esploso. Cioè, è un'idea stupenda, cioè prendere un argomento così semplice, così quasi banale come l'anziano che guarda i cantieri, no? Questo stereotipo della persona in pensione che guarda le altre persone lavorare, prenderlo e farci non solo una storia di Dylan Dog, ma farci anche una storia sia horror, sia fantasy horror, che una crime story, mescolare tutto assieme. È stata una genialata e soprattutto, perché non è scontato, è stata una genialata uscita bene. Io è da tantissimo che non mi leggevo un Dylan Dog serie regolare che mi appassionava così tanto. Lasciate perdere le miniserie, la saga 666 che è da leggere, diciamo, tutta assieme, o lasciate perdere il Color Fest. Ma nella serie regolare era da tanto che non si leggeva un numero autoconclusivo che, a meno che a me, prendeva così tanto. Il merito dal punto di vista della sceneggiatura lo dobbiamo a Gigi Simeoni. Io di Gigi Simeoni ho già parlato in un altro video, ovvero del Color Fest numero 33, Delitti e Castighi, un altro numero che mi è piaciuto un sacco.
un sacco, un sacco. Ve lo metto qui nelle schede, ve lo metto anche in descrizione, così ve lo andate a recuperare. E vi andate a recuperare anche il numero perché davvero merita tanto. Questo Gigi Simeoni, quando ho letto che era lui l'autore, dopo aver letto appunto il 33 del Color Fest, ero sicurissimo che mi sarebbe piaciuto questo numero. Sono stato contento di aver avuto conferma di questo. Invece ai disegni c'è Marco Soldi che è da tanto, se voi leggete nell'editoriale di Recchioni, è da tanto che Marco Soldi manca nell'ambiente di Landoghiano. E non so se è per questo, non so se è stata una scelta stilistica precisa o proprio è stato un metalinguaggio, dato che l'argomento sono gli anziani, ma il fumetto, la griglia fumettistica è davvero da old boy. Ci sono le sei tavole, scusate, le sei vignette, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sempre, sempre, sempre. Cioè, solo alla fine c'è un attimino una vaghissima splash page con Dylan Dog che raffiora dei ricordi, diciamo, sfrutta il suo quinto senso e mezzo. E la cosa bella è che tra l'altro qua noi lo vediamo Dylan Dog mentre sfrutta appieno il suo quinto senso e mezzo, lo vediamo con una sequenza visiva, ma a parte quello, tutte le altre tavole sono in una griglia classica, in una griglia proprio old. Penso proprio, io credo, spero che sia stato un metalinguaggio, perché il tema di questo fumetto erano gli anziani. Perché dico che questo numero mi è piaciuto come non mi succedeva da tanto tempo nella serie regolare, perché questo è finalmente un numero autoconclusivo, se escludiamo la serie 666, che sembra davvero parlare finalmente di una storia degna di un detective, perché comunque Dylan Dog è un indagatore dell'incubo, ma è un indagatore, è un investigatore privato, e qui c'è un caso vero e proprio, non c'è solo un caso esoterico, un caso paranormale, un caso misterioso, ma c'è anche un caso di polizia. C'è Tyrion e c'è Rania, diciamo c'è Scotland Yard, che sta indagando su queste morti, queste misteriose morti di anziani nei cantieri e sospetta che ci sia di mezzo la mafia, sospetta che ci sia di mezzo, o meglio, una guerra tra bande rivali. Mi piace un sacco come in parallelo si indaghi sulla parte razionale di quello che potrebbe essere un caso di Dylan Dog e sulla parte irrazionale, di come ci sia finalmente un Tyrion che non è antipatico, è un Tyrion fin troppo paziente, anzi io pensavo che avesse un coinvolgimento in qualche modo con gli anziani, invece no, non è approfondita questa cosa, è semplicemente più paziente del solito. Forse, dico forse, Roberto Recchioni si è accorto che comunque era un personaggio un po' troppo antipatico per i lettori, magari ha smussato un pochino il caratteraccio di questo personaggio e ce l'ha reso un attimino più appetibile, può essere, non lo so. Addirittura è Tyrion che vuole consultare Dylan Dog per avere un parere anche dal suo punto di vista, nonostante non apprezzi per nulla Dylan Dog. È anche un pretesto per coinvolgere Dylan Dog in questa storia. Diciamo che Dylan Dog è stato assunto dalla polizia in questo numero. Prima ufficiosamente come consulente da Tyrion e poi è stato assunto a tutti gli effetti da Rania. Una piccola parentesi su Rania. Mi è pesato tantissimo in questo numero più che negli altri che Rania sia l'ex moglie di Dylan in questo nuovo universo, in questo soft reboot. Perché comunque la ex moglie invecchia molto il protagonista, tant'è che per esempio chi legge Spider-Man sa che con un evento mistico hanno annullato il matrimonio tra Peter e Mary Jane proprio per svecchiare il personaggio dell'uomo ragno, perché un matrimonio, peggio ancora, un matrimonio finito male invecchia tanto il protagonista. E se è vero che Dylan Dog è un perenne trentenne e ci si può benissimo essere sposati o divorziati a 30 anni, comunque gli toglie un po' questa immagine da sciupa femmine che aveva Dylan Dog. Questa cosa non mi è piaciuta molto, non mi è piaciuta la parte in cui litiga appunto con Rania e poi gli dice ti amo quando mette giù il telefono, non mi è piaciuta per niente. Tra l'altro anche in questo numero vediamo di nuovo Rania senza il velo, quindi vediamo i suoi capelli, e in questo numero Rania mi ha ricordato vagamente Morgana come aspetto, ma magari è solo una mia
ipotesi che Dylan, intendosi, fosse innamorato di Rania perché gli ricordava quella che sappiamo essere Morgana, che sappiamo essere comunque la madre di Dylan Dog. Chiusa parentesi su Rania, questa è l'unica cosa un po' che non mi è piaciuta tanto del fumetto, del nuovo corso, diciamo in particolare. Per tutto il resto mi è piaciuto davvero tanto. Per quanto riguarda invece il personaggio di Groucho, mi è piaciuto davvero tanto che le sue battute, finalmente dopo tantissimo, fanno ridere, fanno proprio ridere. Sono sul pezzo, c'entrano con la storia, non sono prese a caso, non ti fanno deviare dal discorso principale, ma sono sul pezzo. Abbiamo un Groucho che finalmente inizia, come lui stesso ammette, inizia un pochino a ingranare questo suo ruolo di assistente, quindi inizia ad aiutare Dylan Dog. Vediamo Groucho che dà finalmente un vero aiuto a Dylan Dog, non solo un'intuizione. Purtroppo non sul campo, mi è dispiaciuto un po' questa cosa, ma ci saranno altre occasioni, però nello studio di Dylan Dog vediamo proprio che si rimbocca le maniche e aiuta Dylan nella ricerca della risoluzione di questo caso. Tra l'altro, mentre c'è questa ricerca, mentre Groucho fa una delle sue battute, Groucho fa un ghigno un po' malefico, che potrebbe essere semplicemente un'altra delle sue battute molto sul pezzo, come dicevo in questo numero, però può avallare la mia teoria che ho detto anche nel 406. Siamo sicuri che questo Groucho sia il Groucho buono? Siamo sicuri che non sia un po' cattivo anche lui, che non abbia una doppia personalità? Che non sia un po' sinistro, come abbiamo visto anche nel Color Fest 34, dove sviene un attimo e cambia totalmente personalità, che poi quel numero era anche nel Grouchomicon, però al di là di quello. Diamo un po' di vita a questa mia teoria, cerchiamo di farla diventare virale, così vediamo se è vero oppure no. Mi è piaciuto molto il personaggio che appare dal nulla con le fattezze di Totò e anche diciamo, le battute che ha Totò. Ve lo faccio vedere nel caso non l'abbiate colto, questo personaggio qua, che poi vediamo anche in un primo piano dove è ancora più chiaro che il personaggio è ispirato bellamente a Totò, al principe de Curtis. Andiamo a vederlo qui. Eccolo qui. Mi è piaciuto questo omaggio a Totò. Mi è piaciuto anche lo studio che c'è stato dietro a questa storia, cioè tutto il discorso numerico che ha aiutato a farci perdere a farci perdere la nostra incredulità e a farci immergere molto bene in questa storia, come se tutto fosse pensato nel modo giusto, nel modo corretto, questa cosa nel modo preciso, questa cosa mi è piaciuta molto. Mi è piaciuta anche un po' il fatto che l'anziano che sgrida i bambini che giocano un 2-3 stella è un po' la metafora degli anziani che gli danno fastidio ai bambini, ma poi qui si scopre che diciamo che ci sono questi mostriciattoli che qua vengono rappresentati come bambini che giocano un 2-3 stella, ma in realtà sono delle creature che aspettano da un sacco di tempo che tutti noi umani. Tutti noi umanità chiudiamo gli occhi per venire allo scoperto. Questo richiama anche un po' al concetto classico dell'inferno sotto di noi, o al centro della Terra, che dir si voglia. Richiama anche un po' a me ha ricordato, dato che appunto in questi giorni sto facendo le live su Buffy, mi ha ricordato la bocca dell'inferno, il fatto che ci siano dei demoni che aspettano solo di sorgere dalla bocca dell'inferno per portare l'apocalisse, per portare l'inferno sulla terra, e questa cosa mi è piaciuta molto. È un peccato che Dylan Dog abbia dei numeri autoconclusivi. Mi piacerebbe che questa storia, che questo finale venga sviluppato in una miniserie, non dico una miniserie, ma un ciclo come quello della Meteora, dove magari tra 10 numeri davvero questi mostri sbucano dall'inferno e la gang deve combatterli. Questa cosa mi piacerebbe molto. So che a voi non interessa nulla, ma io non avevo mai visto Doctor Who, mi dispiace, avevo visto Torchwood all'epoca. Ho iniziato giusto da poco a vedere la quinta stagione perché sono innamorato di Karen Gillan e quindi sono partito da quella a caso.
giusto per cogliere due citazioni da Doctor Who, ovvero questi mostri che non si muovono se vengono fissati. Infatti questi anziani dei cantieri sono dei guardiani, dei vigilanti tutto intorno al globo che fissano i cantieri, perché nei cantieri la gente, gli operai scavano, quindi vanno in profondità, no, della terra, e ci sono queste creature che rischiano di venire fuori. Gli anziani, guardando fisso questi buchi nel terreno, impediscono a queste creature di uscire. Mi hanno ricordato molto gli angeli di Doctor Who che devono essere fissati per evitare che si muovano. Quando tu non li guardi, le statue degli angeli non sono più statue, ma diventano angeli. Un'altra creatura che mi è venuta in mente del Dottor Wu è quella creatura aliena che va guardata solo con la coda dell'occhio, non con lo sguardo diretto, così come suggerisce Groucho in una delle sue battute. Poi Dylan, quando inizia a guardare con la coda dell'occhio, vede questi bambini mostri che giocano a un 2-3 stella e cercano appunto di sorgere in superficie, diventando dei mostri. Tra parentesi, è un 2-3, stai là, non è un 2-3 stella. Personaggio del vecchietto mi è piaciuto un sacco, vecchietto un po' pazzo con l'Alzheimer, pieno di ossessioni, mi è piaciuto tantissimo. Se vi piace l'argomento vecchietti, vi consiglio anche il mio primo video su Dylan Dog, La lettera bianca, che è un color fest, che ve lo metto qui sopra, ve lo metto anche in descrizione. Mi è piaciuta sempre, tornando a questo vecchietto, sempre con gli occhi aperti, senza dire troppo perché non voglio fare eccessivi spoiler. Mi è piaciuta la mini citazione a Arancia Meccanica quando Dylan si costringe a tenere gli occhi aperti per fissare l'abisso. Un'altra citazione carina. Direi che in generale questo numero mi ha davvero soddisfatto. Numero che con un epilogo molto corto, perché probabilmente avevano finito le pagine, che viene concluso non con la risoluzione del caso, perché appunto come noi vediamo il caso non viene risolto, il mostro non viene sconfitto. È una cosa strana di questo numero che mi ha lasciato un po' basito, ma allo stesso tempo mi è piaciuta un po' la novità. Il caso, come dicevo, la crime story, non viene risolta, cioè in accordo con tutti, anche con Dylan Dog, il vero colpevole non viene arrestato. Anche perché vediamo che essere una creatura, quindi non ha senso arrestare una creatura soprannaturale, ma vengono incastrati comunque delle gang mafiose. Sono d'accordo tutti che è stato meglio mettere al gabbio, mettere dietro le sbarre decine e decine di criminali piuttosto che uno solo, anche se quell'uno solo, quel vero colpevole, ha commesso un sacco di efferati omicidi. Ecco, su questa cosa io non sarei stato assolutamente d'accordo, o meglio, è ovvio che numericamente è meglio, è ovvio che è meglio arrestare dei mafiosi. Ma se ci fosse stato un serial killer libero, io mi aspettavo che si sarebbe andati verso quella direzione. La polizia, Tyrion e Rania arrestavano le gang mafiose, Dylan Dog arrestava, o meglio, uccideva il serial killer. Qui invece non si è trovato il serial killer, c'è una parte finale totalmente in un'altra dimensione e semplicemente il numero finisce che non finisce, ovvero che questi anziani continueranno a sorvegliare. Dylan Dog si è reso conto di quello che c'è nei cantieri, di quello che c'è nell'abisso, ha preso atto, il vecchietto è contento perché finalmente sa di non essere matto, ma di fare quello che fa per un motivo. E Dylan Dog, non vediamo nemmeno Dylan Dog che va da Rania, dalla polizia, a spiegare tutto. Semplicemente finisce così con Dylan Dog che si allontana e dice: devo andare da Rania a farmi pagare perché appunto l'aveva assunto Rania. Quindi finisce in modo un po' troncato, probabilmente per mancanza di pagine, ma vi dirò, mi è anche piaciuto questa cosa, proprio per cambiare un po'. Non mi dispiacerebbe se la struttura narrativa di alcuni episodi cambi, come in questo caso. Quindi un grande applauso a Gigi Simeoni, che anche questa volta mi ha portato all'interno della sua storia, della sua fantasia, quindi complimenti, complimenti anche a Marco Soldi per questi disegni volutamente regolari,
volutamente anni 80, mi sono piaciuti tantissimo. Numero promosso a pieni voti. Vi ricordo che il prossimo mese inizia il miniciclo con Mana Cerace, con il buio, e probabilmente farò qualcosa di particolare per questo ciclo, oltre ai classici video che già faccio. Io, come sempre, con l'inchino e con l'imbuto, vi saluto, vi dico arrivederci al mio prossimo video e arrivederci in tutti gli altri miei social.